Questa storia è la storia di un ragazzo che voi come centro, in questo centro dove accogliete ragazzi ex detenuti del carcere minorile, è un ragazzo che ha trovato riscatto proprio in questo centro. È la storia di Kamau in un video che ci ha dato la Caritas Ambrosiana e che ringraziamo per tutta l'assistenza, soprattutto dal punto di vista delle immagini che ci ha dato in questa settimana. Facciamo vedere uno spezzone di questa storia a puntate durante questa puntata di Mentre e poi andiamo da Emanuele a Nairobi. Prego, regia. Sono cresciuto vivendo per 3 anni a Grogan, una delle tante basi dei ragazzi di strada di Nairobi. Poi la polizia ci ha scacciati e sono tornato a Kayole. E lì ho conosciuto un ragazzo più grande che mi ha insegnato a rubare. Rubavo tutto, soldi, portafogli, telefoni. E facevo dei bei soldi che spendevo per comprarmi da mangiare. Questo è l'inizio della storia di Kamau che racconteremo durante la puntata. Allora, Emanuele, la storia di Kamau è una storia a buon fine, poi lo vedremo, ma sono le storie che tu incontri quotidianamente lì a Nairobi, dove tu sei voluto tornare, dopo aver fatto già un'esperienza di 1 mese. Perché sei voluto tornare a Nairobi e perché in qualità di volontario in servizio civile? Sono voluto tornare a Nairobi per una scelta di vita personale. Dopo l'esperienza del 2008 ho continuato ad operare con una ONLUS italiana che aiuta i paesi del sud del mondo e dopodiché ho deciso anche per il mio percorso scolastico, cioè laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, e di proseguire in questa vita, diciamo, volta alla cooperazione. E ho deciso di tornare a Nairobi perché nel 2008 ho conosciuto il progetto della Caritas e come voi avete mostrato nel filmato si vede che queste storie sono storie veramente di tutti i giorni, ma non tutti sono fortunati come il ragazzo come Kamau. Per esempio, 2 giorni fa un ragazzo del nostro centro è dovuto tornare a casa perché non riusciva a risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza. Però, come sottolineava anche Kamau, questi ragazzi finiscono in carcere spesso per questioni legate alla loro sopravvivenza materiale, rubano veramente da mangiare, rubano gli ananas e la giustizia è abbastanza sommaria in questo paese. Come si svolge la tua giornata lì, in maniera sintetica, naturalmente, Emanuele? Sì, beh, la giornata è abbastanza, diciamo, schematica, nel senso noi la mattina presto studiamo Swahili per riuscire a integrarci meglio. Anche perché alcuni ragazzi non parlano una parola di inglese. Dopo facciamo scuola con questi ragazzi e perché hanno bisogno di una formazione primaria e anche una scuola di vita. Poi pranziamo con loro, prepariamo il cibo con loro, il pomeriggio facciamo ancora scuola, soprattutto gli insegniamo l'inglese che è fondamentale per trovare un lavoro anche a Nairobi quando usciranno dalla comunità. E dopo che studiamo con loro facciamo delle attività di ricreazione. Ogni una volta alla settimana andiamo nel carcere minorile e lì facciamo delle attività invece con i ragazzi che sono ancora all'interno del carcere, mentre quelli della nostra comunità sono usciti dal carcere. Qualche giorno prima di uscire dalla prigione ho detto a Sister Rachel: adesso io devo andare, ma dove vado? Ora che esco di qui non voglio tornare da dove sono venuto. Non voglio tornare dalle stesse persone a fare le cose che facevo prima. Non voglio più ritornare in prigione. Così ho chiesto alla suora di aiutarmi. Finalmente è arrivato il giorno della scarcerazione. La suora mi ha chiamato. Mi ha detto che presto avrebbe trovato un posto per me in comunità e avrebbe anche cercato una scuola per farmi continuare gli studi. Ero al settimo cielo. Emanuele, il tema di oggi è servizio e pace, quindi pace e servizio, questo è il tema di oggi. Tu come lo declini questo tema nel tuo impegno quotidiano con i ragazzi del carcere minorile? Beh, diciamo il servizio è l'elemento principale. Fondamentalmente sono qui per quello. Noi ci rendiamo conto che questi ragazzi hanno avuto una vita sicuramente difficile, hanno subito dei torti e come si vedeva anche nel filmato, veramente alcuni non sanno dove andare. Una giovane ragazza che sto vivendo l'esperienza del Servizio Civile Nazionale, vorrei chiedere ai miei colleghi cosa potrebbe essere migliorato nel sistema Servizio Civile Nazionale. Ciao, siete grandi. Emanuele, cosa possiamo dire a Lina?
Lisa. Che, come diceva padre Daniele, questa esperienza veramente va fatta. Infatti una grande parte del nostro impegno va a comunicare a casa quello che facciamo, perché è importante che le persone sappiano che insomma esistono delle realtà diverse, che c'è qualcuno, dei ragazzi come loro, che scelgono di fare delle scelte radicali. Sì, prima il modo, finale della bene. Storia di Kamau, prego, regia. Io si sto con Ulisa, ne sapendo fagnanini. Sister mi ha chiesto cosa volevo fare, se volevo terminare la scuola primaria o cosa. Ma io ho preferito chiedere un corso per meccanico. Ho finito l'anno scorso il livello 3. Ora sto aspettando di fare gli esami del livello 2 e sto facendo un tirocinio qui a Caiole, vicino alla mia famiglia. Finalmente la mia vita va nel verso giusto.